Il coraggio di seguire l'intuizione. Questa è la tematica che la luna nuova in cancro del 6 di luglio ci porterà e che ci sta facendo già sperimentare, già percepire dentro di noi. Il coraggio di seguire qualcosa di nuovo, un'energia nuova. È una luna che avviene in una giornata speciale perché è il giorno in cui vi è l'allineamento, come tutti gli anni, del nostro Sole con la stella Sirio, che è il Sole della nostra galassia. Il Sole intorno al quale il nostro Sole orbita e impiega circa 18.000 anni per fare un giro completo, ed è una stella che è 23 volte più luminosa del nostro Sole. La stella in realtà doppia, perché c'è Sirio A e Sirio B, ma che anticamente era considerata molto importante, era considerata il nostro Sole spirituale. Un sole che porta rinnovamento, che porta guarigione, riconnessione con quello che noi siamo veramente. E quindi il fatto che questa luna avvenga il giorno in cui avviene questo allineamento, come tutti gli anni, è di grande importanza, perché la luna nuova è un seme nuovo. Il Sole e la Luna si trovano esattamente allo stesso grado, 14 gradi Cancro, che è proprio il segno in cui si trova rispetto alla Terra, Sirio. Noi la vediamo nel Cancro, da questo punto in cui ci troviamo, ma naturalmente come sistema solare si sposta anche Sirio nel corso del tempo. Si sposta rispetto alla sua posizione nello zodiaco, perché appunto il Sole orbita intorno a lei. Proprio questo giorno c'è questo grande allineamento. Proprio quella giornata, il giorno 6 alle 14:30, terrò questa meditazione del portale di Sirio, a cui potete gratuitamente partecipare andando sul nostro sito International Shisho School, nella sezione calendario seminari, e iscrivendovi. Ma non è solo la ragione per cui questa luna è fondamentale. È una luna che si trova tra due lune piene in Capricorno. Molto raro, che avvengano due lune piene in Capricorno con una luna nuova nel mezzo, perché di solito abbiamo una luna piena e una nuova in segni diversi, e si passa proprio da un segno all'altro, no? Il segno è il suo opposto. Questa volta, per pochissimo, avremo il 21 di luglio un'altra luna piena in Capricorno a 29 gradi, un grado nell'astrologia che si chiama grado anaretico. Che cosa significa? Il grado analitico è un grado critico che tende a evidenziare con grande forza quelle che sono le sfide del segno zodiacale in cui si trova, proprio perché deve aiutarci a fare un passaggio grande. Allora, per poter capire questo, dobbiamo comprendere che cos'è il segno del Cancro e che cos'è il segno del Capricorno. Quindi, rafforzando appunto quella che è l'energia di questo anno, di questo 2024, che è un anno 8. Distruzione, rivalutazione del passato e movimento verso il nuovo. Nella numerologia l'8 è Saturno, che ci invita a rivedere le nostre credenze, rivedere quello che siamo stati e dissolvere l'inutile per ricreare qualcosa di nuovo. E ricordo che giugno e luglio sono mesi importanti, perché sono il centro dell'anno, sono il picco dell'anno, l'energia più grande e più forte, e quindi anche mesi di grande intensità. E quello che sta accadendo non solo nelle nostre vite personali, ma anche in Italia, nei paesi europei, nel mondo, è parte di questo grande passaggio dove il vecchio è invitato a lasciare il posto al nuovo, ma naturalmente, come sempre, il vecchio resiste al nuovo. Il nostro grande compito è non giudicare tanto quello che sta accadendo, ma imparare a comprenderlo, a vederlo e a capirlo nella sua trasformazione, nel suo grande movimento, per quanto possa piacerci o no. Il Cancro, tradizionalmente, se guardate i libri di astrologia o guardate altri astrologi, vi dicono che è il segno della famiglia, il segno della casa, che ha a che vedere col prendersi cura di noi stessi. In realtà è molto più profondo di questo, perché essere nel Cancro non significa guardare che cosa avviene nella nostra famiglia. È anche questo, ma è riduttivo guardarlo da questo punto di vista, perché il Cancro è il segno, dal punto di vista esoterico delle antiche discipline, il segno delle nostre fondamenta psicologiche. È la nostra casa, ma la nostra casa interiore, il nostro tempio, quello che noi siamo, ma è anche il segno che ci sta invitando a
fare un passo e lasciare andare quelle che sono le nostre memorie, la nostra casa, per andare verso quello che noi siamo veramente. Nel cancro ha inizio quello che viene definito il processo di individuazione, cioè il trovare chi siamo veramente. E questa luna nuova in cancro sta mettendoci a confronto con noi stessi, dentro di noi, perché il cancro è un segno cardinale, un segno d'acqua, che ci porta nel nostro sentire e ci porta nelle nostre emozioni, nel nostro intimo, perché il cancro governa la zona e l'area del cuore, no? Il petto, in cui si trova anche il nostro cuore, che è un luogo molto prezioso. Pensate anche all'interno del corpo, il cuore è protetto dalla gabbia toracica. La gabbia toracica protegge tutti i nostri organi che sono estremamente vulnerabili. Quindi il cancro rappresenta il guscio in cui noi andiamo a proteggere la nostra intimità, ma in cui c'è anche il nostro vero essere, la nostra vera struttura. Avere una luna nuova in cancro è un invito a trovare quello che noi siamo profondamente nel nostro cuore, prenderci uno spazio, perché soltanto se troviamo quello che noi siamo possiamo uscire Capricorno nel mondo. E tradizionalmente Capricorno è il segno della carriera, ma è ancora di più il segno esotericamente che rappresenta come noi ci mostriamo al mondo e la nostra unicità, la capacità di essere noi stessi. Limitarlo semplicemente alla carriera è riduttivo da questo punto di vista, è il nostro essere, la nostra presenza nel mondo. Molto spesso noi usciamo nel mondo come ci è stato detto di essere. Nel cancro c'è la grande influenza della coscienza di massa, della nostra famiglia, delle nostre credenze, delle memorie del passato, che non vuol dire che devono essere rigettate, ma in queste memorie noi dobbiamo trovare la nostra espressione, la nostra lucidità, la nostra individualità. Questa luna nuova in cancro è un invito tra due lune piene che sono in Capricorno, che ci stanno dicendo: ma quale posto hai tu nella vita? Qual è il tuo compito, la tua realizzazione, quello che tu senti di essere? Per poterlo trovare devi prima andare dentro di te e capire quello che tu sei. Infatti questa luna in Italia avviene il 6, sarà alle mezzanotte e 59, sarà invece il meridiano di Greenwich a Londra, sarà alle 22:59. Infatti in alcuni paesi, nell'America, verrà il 5 di luglio. Noi siamo 2 ore, 2 ore avanti rispetto all'ora di Greenwich, perché c'è l'ora legale. Quindi questa energia ci sta spingendo a un 6 in Italia, che è la fine del vecchio e l'apertura a un nuovo, ma il 5 rappresenta anche un'energia di cambiamento. Diciamo che per gli altri stati, gli altri luoghi in cui avverrà il 5, sarà molto più forte, molto più intensa, perché il 5 parla proprio di cambiamento. Il 6 è un invito a una grande introspezione. Luglio è un'energia 7, un'energia che ci invita ad un profondo ascolto interiore, per iniziare un processo trasformativo che vedremo particolarmente attivato nella seconda parte dell'anno, proprio perché arriviamo a un punto in cui sentiamo che è necessario un cambiamento e poi iniziamo a farlo dalla seconda metà dell'anno. Giugno e luglio sono, come dicevo in altri video, sono mesi centrali di trasformazione. Quindi siamo a un punto un po' di svolta di questa luna, è un punto di grande introspezione e di ascolto interiore, quindi è un momento per osservare noi stessi, osservare il nostro sentire, osservare i nostri pensieri. Il cancro è un invito ad ascoltare il nostro sentire, ma pulirlo di quelle emozioni di paura, perché il sentire deve essere liberato dalla paura, dalla rabbia, dalla frustrazione, per diventare intuizione, percezione. E quindi il nostro sentire va educato. Questa è anche la ragione per cui poi a settembre ho organizzato all'Oasi Zegna un seminario che si chiama Master in the Maze of Life, che ci insegna ad ascoltare la nostra guida interiore e imparare a gestire il labirinto della vita contattando la qualità della leadership, dell'ascolto interiore. E poi a ottobre il seminario che sarà in Puglia, a Vimini di Pomona, nel labirinto di Lavanda, che servirà proprio per lavorare sull'intuizione. E per tutte le informazioni su questi seminari andate proprio sul nostro sito International School, nella sezione calendario seminario, contattate la nostra segreteria secretary@internationalshishoschool.com oppure chiamatelo 059
346-9-686-147, e dove c'è il mio staff che vi darà tutte le informazioni in merito a questa esperienza unica che tutti gli anni svolgo, e quest'anno ho aggiunto anche il labirinto di lavanda, proprio perché abbiamo bisogno di contattare questa forza interiore, questo lavoro interiore. Ma tornando alla luna, che è molto forte, è una luna particolare perché 6 giorno 7 mese introspezione ci porta a un 13, che è una fine e una trasformazione. Il 13 nella numerologia si chiama il numero della farfalla, il bruco che diventa farfalla e che ci sta portando una nuova visione, un nuovo paradigma. E se prendiamo il 2024, che è un 8 sommato insieme, con il 13-4 ci dà il 48. Quindi il 48, noi sappiamo, succede un 48, che nella numerologia ha un significato simile, cioè tutto il vecchio sta destrutturandosi per portare qualcosa di nuovo, ricostruire qualcosa di nuovo. E l'energia di Sirio sta favorendo questo grande allineamento, questo grandissimo passaggio. È una luna, appunto, che dicevo, 14 gradi Cancro, ci sta ponendo fra passato e futuro. E questo lo vediamo anche nella configurazione celeste che abbiamo, perché la luna sarà in un quadrato a T, cioè avrà un angolo di 90 gradi da una parte e un angolo di 90 gradi dall'altra, con i nodi lunari. I nodi lunari sono punti importanti sia nel nostro tema personale che nel nostro tema collettivo, perché indicano il nostro karma, cioè quello che dobbiamo lasciare andare del passato, i comportamenti che non dobbiamo più avere, e il nostro dharma, cioè quello che invece dobbiamo coltivare per andare verso noi stessi. Quindi questa luna che si trova in un angolo, si direbbe messa all'angolo, tra questi due punti che portano su di lei l'attenzione. E da una parte un nodo lunare sud che rappresenta proprio il passato che dobbiamo lasciare andare è nella bilancia, e all'altro abbiamo il nodo lunare nord che invece si trova in Ariete, che dovrebbe essere quello che coltiviamo. Allora, che cos'è che dobbiamo lasciare andare e che cos'è che dobbiamo coltivare? La bilancia rappresenta il noi, l'Ariete rappresenta l'io. La bilancia rappresenta il compromesso e l'accettazione del noi, di quello che gli altri vogliono da noi. E l'Ariete rappresenta quello che io sono, la mia individualità. Il Cancro è, abbiamo detto, la famiglia, il gruppo di appartenenza in cui siamo nati e che ha influenzato la nostra educazione, la coscienza di massa, il gruppo in cui viviamo, che ci dice che cosa dobbiamo fare, perché il gruppo si protegge nutrendosi. Il punto è che noi abbiamo bisogno di quel gruppo per crescere e diventare noi stessi, ma non dobbiamo subirlo quel gruppo, dobbiamo in quel gruppo trovare la nostra forza. I nostri genitori devono aiutarci a diventare quello che noi siamo destinati ad essere. Il luogo in cui siamo nati, la città, il gruppo, è quello che ha il, tra virgolette, il concime migliore per enfatizzare e tirare fuori i nostri talenti, le nostre qualità. Lì sono le nostre radici, per quanto ci piacciono o non ci piacciono. E la cosa importante è che però questo gruppo tende a influenzare la nostra vita, mentre noi dovremmo diventare il nostro albero, quello che noi siamo. Siamo un punto in cui siamo influenzati dal nostro passato, ma siamo influenzati anche in una voce interiore ad essere noi stessi, e questo gruppo ci dice spesso che noi non siamo capaci, quello che aspiriamo non è quello a cui dobbiamo aspirare, perché quel gruppo non è riuscito a farlo. Spesso, per esempio, una cosa che dicevano a me: non puoi realizzare i sogni del tuo cuore, mentre io sentivo di voler realizzare i sogni del mio cuore. Che cosa succede? Che in questa energia noi siamo messi al muro e spesso tendiamo, e questo è quello che fa il Cancro, a stare nel passato, a stare nel noi e a non stare nell'io. Questa luna ci invita invece ad andare dentro e fare un grandissimo lavoro introspettivo, di ascolto interiore, per invece andare verso la scelta dell'io, di quello che io sono. E di fronte a questa luna avremo 14 gradi anche Cerere, l'idea della natura, l'idea dei cicli, che ci sta invitando a un risveglio e ci sta dicendo che cosa stai veramente nutrendo dentro di te. Stai veramente nutrendo te stesso o
stai nutrendo quello che gli altri vogliono che tu sia. E questo è proprio un punto chiave di questa lunazione. Ma non solo, perché accanto a questa luna a 22 gradi e dopo circa una decina di giorni sarà combusta, combusta vuol dire completamente infiammata dal sole, abbiamo Venere. Venere che rappresenta i desideri, che sono i desideri del gruppo, che è il desiderio di essere apprezzati dal gruppo, e questa è la ragione per cui spesso facciamo le scelte che gli altri vogliono da noi, ma che ci sta dicendo che dobbiamo bruciare, che dobbiamo lasciare andare questa vecchia immagine di noi, perché dobbiamo imparare a celebrare noi stessi. Il simbolo sabbiano di questa luna ci invita a lasciare andare gli attaccamenti all'austerità, a quello che ci è stato detto, e invece iniziare un nostro percorso spirituale, una nostra ricerca interiore, perché dobbiamo rafforzare quello che siamo noi, quello che noi veramente sentiamo di essere. Ma c'è un altro aspetto importante. Abbiamo alcuni pianeti che hanno iniziato il moto retrogrado. Nettuno l'ho già iniziato da un po', Plutone l'ha già iniziato da un po', dal 28 di giugno anche Saturno ha iniziato il suo moto retrogrado e sarà molto influente nei prossimi mesi, perché sarà retrogrado per un bel periodo, no? Fino alla fine della seconda metà dell'anno. Quindi un'energia molto particolare, perché Saturno è quello che dissolve quello che è statico, quello che è inutile, è il signore del tempo, che ci sta invitando, quando un pianeta è retrogrado, a riguardare quello che abbiamo fatto fino ad ora e a chiederci veramente se abbiamo lasciato andare tutto o se dobbiamo lasciare andare qualcos'altro. Nello stesso tempo Nettuno è retrogrado e, come Saturno, si trova nei Pesci. Nettuno è retrogrado a 29 gradi nei Pesci e la parte interessante è che il 29esimo grado è un grado anaretico, cioè un grado critico, che tende a enfatizzare gli aspetti critici del segno in cui si trova, in cui il pianeta si trova. E in questo caso è il segno dei Pesci, quindi sia Saturno che Nettuno si trovano nei Pesci, che sono in trigono, cioè in un angolo di 120 gradi con la Luna, quindi stanno rafforzando questa energia. E sono tutti e due pianeti che stanno portandoci dentro a fare questo lavoro di dissoluzione, cioè di vedere dove noi siamo imprigionati, dove noi siamo limitati, ma da noi, dalle nostre credenze, dalla nostra parte mentale, perché il Pesci in positivo è la liberazione dalla prigionia della nostra personalità, delle nostre vecchie credenze. Contemporaneamente c'è Plutone, che si trova in Acquario, che sta spingendo verso la realizzazione della nostra unicità. E Plutone, anche lui, sta influenzando l'energia di questa luna. Quindi diciamo che c'è una tematica molto forte che sta spingendo a prenderci del tempo per andare dentro e fare un lavoro profondo. Che cosa stiamo sacrificando di noi stessi per gli altri, delle vecchie scelte che abbiamo fatto, e che cosa invece è venuto il tempo di portare avanti per noi. Quindi è una luna di grande riflessione che ci sta aiutando ad andare verso il nuovo, a ricontattare nel 2024 il nostro vero potere. Questa luna inoltre si trova in angolo che è quadrato con Chirone. Chirone si trova nel segno dell'Ariete già da molto tempo, rimarrà ancora per più di un anno nel segno dell'Ariete, e Chirone è il guaritore ferito, cioè dove si trova Chirone c'è la ferita che si risveglia. E per esempio le persone che hanno sulla cinquantina d'anni, il loro Chirone sta tornando sul punto in cui si trovava nel momento della loro nascita, che è legato all'Ariete, cioè all'io sono. Ma questo Chirone sta comunque influenzando tutti, cioè tutte le volte che abbiamo la spinta ad andare verso noi stessi, la nostra mente, l'Ariete, spinge: sei sicuro di quello che stai facendo? E quindi ci impedisce di usare questa energia dell'io sono in positivo, limitando noi stessi. E ricordo tutti che chi ha piacere di fare un lavoro con Chirone può utilizzare la bottiglia 87 del sistema Aurasoma, che potete acquistare andando sul nostro sito International School nella sezione dello shop prodotti Aurasoma Equilibrium, perché ci aiuta a ritrovare una nuova consapevolezza di noi stessi, ad avere la forza di superare questa ferita
di essere noi stessi per andare nella direzione in cui siamo. La bottiglia 87 è un rescue e quindi supporta proprio questo passaggio interiore in questo grande momento trasformativo. Quindi una luna particolare, introspettiva, riflessiva, emotiva, che potrebbe portarci a un'introspezione su che cosa voglio e anche con dei timori di riuscire ad essere noi stessi, proprio perché c'è questo legame con gli altri, con legame con le nostre origini o con idee, credenze che ci portiamo dal passato. È un momento che con Sirio sta spingendo verso la cura di sé, tra virgolette, la guarigione di sé, il rinnovamento di sé, la forza di sé. E quindi è molto importante avere il coraggio di fare questo passaggio. Grande tematica è imparare a osservare le emozioni che emergono, i pensieri che emergono e realizzare che noi non siamo i nostri pensieri, le nostre emozioni perché li possiamo osservare. Noi possiamo imparare a prendere le distanze dalle nostre emozioni, dai nostri pensieri, osservandoli come qualcosa di altro da noi, perché se li stiamo osservando, non lo siamo, non siamo quella cosa, noi non siamo ciò che osserviamo. E questa è la chiave della mindfulness e per poter manifestare. Dobbiamo avere appunto la forza di contattare un'altra energia dentro di noi. Molto spesso tutte queste interferenze mentali, emotive, il coaching insegna proprio questo, la performance è uguale al potenziale meno interferenze, e se abbiamo delle interferenze la nostra performance si riduce, quindi non abbiamo la capacità di essere noi stessi, dobbiamo ridurre le interferenze, dobbiamo ridurre i pensieri limitanti, dobbiamo ridurre le emozioni che interferiscono con la nostra vita e vedere che queste emozioni non vengono da noi, da quello che noi sentiamo di essere, ma da voci del passato. Il cancro è la memoria del passato, l'energia del passato e dobbiamo trovare questa forza dentro di noi, quindi mettere il fondamenta di una nuova coscienza. E poi ricordo a tutti che se avete piacere di avere una consulenza di astrologia, numerologia esoterica con me, potete contattare appunto la nostra segreteria per vedere dove siete, perché è appunto fondamentale capire che cosa ci sta ostacolando, perché noi spesso interpretiamo quello che accade nella nostra mente come nostro, non siamo in grado veramente di uscire dal labirinto interiore. Dobbiamo trovare la forza di essere noi stessi. Quindi, che cosa posso consigliarvi per questo? Vedere queste emozioni e questi pensieri con distacco, realizzando che molti di questi derivano da condizionamenti del passato e chiedervi veramente: ma io che fiore sono? Ma io che seme sono? Il coraggio di vivere la nostra vera vita è una cosa che accade solo una volta nella vita. È difficile avere il coraggio di viversi, ma possiamo solo manifestare quello che abbiamo, che siamo nati a fare. E ricordatevi che non possiamo aspettarci che gli altri abbiano fiducia in noi stessi se noi non abbiamo fiducia in noi, perché rifletteremo all'esterno la stessa energia che abbiamo dentro. Se noi non ci fidiamo di noi, nessuno si fiderà di noi. Noi dobbiamo avere fiducia nel nostro cuore, mantenere quella rotta qualunque cosa accade, cosa che non è facile, perché la leadership interiore, la capacità di essere forti dentro, è una qualità che non nasce con noi, ma che siamo venuti qui a sviluppare. E questo è proprio il lavoro che io faccio e che aiuto gli altri a fare con se stessi, e questo è anche il senso di tutti i seminari che organizzo e che ho sviluppato. Per cui vi invito proprio a riflettere su questo, prendere le distanze dal vostro passato, da questi pensieri e osservare con serenità quello che sentite nel cuore. Quel seme va nutrito, il coraggio di seguire il nostro sentire, la nostra intuizione. Questa è la chiave di questa luna nuova in cancro, capire di trovare la forza di credere in noi stessi. E ormai da più di 20 anni, 25 anni faccio questo lavoro, non avrei mai pensato di essere dove sono ora, perché mi avevano detto che non potevo crederci, che quello che pensavo non era realizzabile. Oggi lo è diventato. I sogni dell'anima diventano realtà, non i sogni degli altri, non i sogni che gli altri hanno per voi. Buona luna nuova.